Alvaro Morata e Alice Campello sono stati avvistati insieme a pranzo in un ristorante a Milano, insieme ai loro figli. Le foto della famiglia riunita sono state diffuse da Chai Magazine. Ci sono prove di un ritorno di fiamma? Forse, sussurrano le voci ben informate. Martedì scorso, Totti e Ilari Blasi si sono incontrati in tribunale. Com'è andata? Si sono stretti la mano in un clima disteso, sorprendendo i presenti. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono ufficialmente una coppia. Una paparazzata li ha sorpresi mentre si scambiavano baci. Lei ha anche confidato alle amiche di essere cotta del nuovo compagno. Presto dovrebbero ufficializzare la loro storia d'amore. Barbara D'Urso non è in trattative con Carlo Conti per partecipare a Sanremo, ha confermato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Andrea Giambruno, dopo essere stato lasciato da Giorgia Meloni, si è fidanzato con Federica Bianco. Purtroppo anche lei lo ha mollato, preferendo tornare con il suo ex, il deputato leghista Andrea Crippa. Elisabetta Gregoraci ha minacciato di uccidere Flavio Briatore se dovesse sposare un'altra donna, ma il manager ha assicurato di non avere intenzione di convolare a nozze. Gabriel Garco ha dichiarato di essere stato costretto a fare coming out nel 2020 per evitare che la notizia fosse diffusa da terzi. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno cercando di avere un figlio, mentre Belen e Stefano De Martino sembrano non voler divorziare. Wanda Nara ha ufficializzato la sua relazione con il rapper Elegante e ha pubblicato chat private in cui